Bueno, la Patagonia, Aysén è uno dei posti della Patagonia, è una delle zone più incontaminate del mondo, ancora vergini praticamente, e quindi è un po' un gioiello che è importante guidare, è importante tenere sotto osservazione, diciamo, e guidarlo in spagnolo. Sentiamo che una regione come questa, che da molti anni è sempre stata abbandonata dai governi, nessuno si preoccupava di Aysén, era una terra abbandonata. E stranamente da 10-15 anni un po' gli occhi di tutto il mondo arrivano qua e chiama l'attenzione che imprese multinazionali si preoccupino di comprare terre qua, acque, mari, pesci, e quindi questo ha svegliato un po' la popolazione e si è chiesta cosa succede. E un po' alla volta ci rendiamo conto che la compra di queste terre, acque, mare, ci sono dietro queste compre interessi importanti, interessi di elementi essenziali per la vita nel pianeta e nel mondo di oggi. E quindi questo ha svegliato un po' anche la preoccupazione e la organizzazione della gente, di certi gruppi sensibili a questi temi. E quindi siamo qui cercando di vedere cosa succede e qual è la importanza della Patagonia nel contesto mondiale attuale. In Cile, nell'anno 1980, è stata approvata una costituzione nei tempi del regime militare di Pinochet, e una costituzione che nei tempi di Pinochet quindi non è stata una costituzione democratica e continua fino ad oggi perché la Costituzione stessa organizza lo Stato in maniera che sia impossibile cambiare questo sistema attuale presentato imposto dalla Costituzione. La Costituzione è neoliberista al massimo, dove praticamente si vende il paese, si vendono i beni naturali e noi diciamo adesso anche che oltre a questo si vendono anche le coscienze e le persone. Difatti qui in Aysén si comprano persone per essere favorevoli ai progetti che stavamo parlando. E dalla Costituzione del 1980 sono sorte le leggi più specifiche. Allora nell'81 è stata fatta la legge dell'acqua, nel 82 la legge della mineria, dell'elettricità, eccetera, eccetera. E quindi se ci sono leggi che favoriscono questa privatizzazione dei beni naturali, e chi ha soldi per comprarle lo compra. Se sono imprese transnazionali, molto meglio, perché quello è quello che sta su, cioè molto meglio per il sistema, perché assicurano una maggior rentabilità, si dice, no? Il Raisen è un progetto che viene da molti anni, perché qui nella Patagonia c'è moltissima abbondanza di acqua. È una delle zone del pianeta più abbondanti di acqua, considerando che ci sono qua, per esempio, i famosi ghiacciai del nord e sud, come si chiamano? Sì, ghiacciai enormi, che neanche sono stati dimensionati. Dalla privatizzazione dell'acqua che parlavamo, che si desprende dalla Costituzione politica, l'acqua in Cile
soprattutto in Aysén. Il 96% dell'acqua in Aysén è privatizzata ed è stata comprata dalla Endesa della Spagna. E 2 o 3 anni fa Endesa è stata comprata dalla Enel dell'Italia. E quindi Enel ha assunto un progetto che veniva da vari anni di produrre energia idroelettrica qui nella Patagonia. Qui siamo appena 100.000 abitanti, è una regione immensa, più di 100.000 chilometri quadrati, e ci sono appena 100.000 abitanti. Quindi l'energia che si pensa produrre qua non è per la gente di qua, ma per le esigenze delle imprese minerarie del nord del Cile. Quindi il progetto prevede 5 grandi dighe con una inondazione di una zona molto significativa della Patagonia per produrre energia e portarla a più di 2.000 km, sapendo che nelle zone dove ci sono le miniere, nell'estremo nord del Cile, ci sono altre fonti energetiche importanti. E quindi la logica direbbe che perché invadiamo con questi progetti la Patagonia, se c'è la possibilità di produrre energia in luoghi più vicini. Questo in maniera riassunta è il tema, ma ci sono vari elementi importanti che sono questionano, come si dice, che presentano difficoltà, diciamo, perché per esempio considerando il cambio climatico attuale, grandi estensioni di acqua producono un clima più mite e quindi proprio queste grandi riprese sono previste sì, vicino a questi grandi ghiacciai. Quindi c'è una grande probabilità o sicurezza, secondo i tecnici scientifici, che questi ghiacciai con queste grandi riprese si scioglierebbero con molta più rapidità che da come si sciolgono attualmente. Questo è uno dei tanti motivi, però sì, poi c'è tutto il tema della flora, della fauna, delle persone, di cosa significherebbero questi progetti per la popolazione, infine, una gran quantità di questionamenti che facciamo al progetto. E, beh, quella legge dell'acqua che parlavamo prima, in Cile contempla la separazione dell'acqua della terra, per esempio. Quindi i contadini che hanno la possibilità di avere una quantità di terra non sono proprietari dell'acqua che passa per il loro terreno, il loro campo. E quindi questo perché, dicevo prima, il 96% dell'acqua in Aysén è proprietà in questo caso adesso, della Enel. E questo toglie la proprietà ai contadini e quindi inutilizza i campi per la produzione agricola, inutilizza i campi per l'allevamento di bestiame, che è una delle attività importanti qui nella Patagonia, ma soprattutto rende inutile, culturale e spiritualmente le popolazioni, che qui sono di origine Mapuche Huilliche. Mapuche vuol dire uomo della terra. Se tu ai Mapuche, uomo della terra, li togli la terra, dejan de ser hombres, o sea, perdono la loro essenza, la loro identità, la loro spiritualità, la loro relazione con la terra e con il significato della loro vita.
Quindi è tutta una problematica non solo economica, sociale, ambientale, ma è specialmente una problematica culturale, storica, soprattutto perché queste persone che vivono qui, la gente che vive nella Patagonia è gente molto sacrificata. Il clima qui è un po' rigoroso, soprattutto in inverno, e quindi vivere qua non è facile. La gente che è venuta a vivere qua da molti anni si sente un po' derubata che arrivino a un certo momento persone strane con elicotteri, con grandi auto, a sentirsi proprietari della terra, dell'acqua. Chiaro, è un nuovo tipo di colonizzazione senza eserciti. Perché il potere economico non ha bisogno di eserciti per invadere terre, ma con il capitale, diciamo, si fa proprietario della terra, dell'acqua, dei beni naturali e, come dicevamo, anche delle persone, perché in altre parti del Cile con molta più evidenza, però anche qui in Aysén, per possessionarsi dei beni naturali, e hanno bisogno dell'appoggio delle persone. Non tutte le persone sono d'accordo con questo e quindi ci sono mezzi molto potenti per comprare le persone, comprare letteralmente. Vuol dire dargli facilità, costearle, come si dice? Pagargli gli studi ai figli, pagare cose che dovrebbe fare lo Stato. Natura statale, diciamo, sì, comprare persone, comprare mezzi di comunicazione, infine, è una compra, considerando il neoliberista, considerando le persone come una merce tra le tante, diciamo. Bueno, legalmente è quasi impossibile combattere questi progetti. Perché, come dicevo, dalla Costituzione alle leggi che la sostentano, sono incamminate verso questo stile neoliberista. Quindi legalmente è quasi impossibile. Però ci sono anche alcuni avvocati che si mettono qualche possibilità che ci sia di legale di attaccare questo. Però essenzialmente si organizza di due modi, io credo. Prima aiutando a prendere coscienza alla gente di questi temi. Di questi temi che la gente, soprattutto semplice, i contadini, la gente che vive qua nella Patagonia, vede questi problemi solo dal punto di vista che le affettano a ellos, che hanno a che vedere con loro. E aiutarli a prendere coscienza vuol dire fargli capire che la realtà non è casuale, che se succedono queste cose qui è perché a livello globale, mondiale, ci sono tematiche e problematiche che fanno che succedano queste cose qui nella Patagonia e in altre parti del mondo. E quindi la prima attività importante, diciamo, è aiutare a prendere coscienza. Per quello è essenziale, per esempio, una radio che abbiamo qua, Radio Santa Maria, della diocesi qui, dell'Aysén, che è delle più sensibili in questo, se non la unica sensibile in questi temi. E una seconda attività è l'organizzazione delle persone, organizzazione per diffondere la realtà, diffondere quello che dicono le imprese, diffondere i pericoli che ci sono, diffondere i benefici che ci potrebbero essere, diffondere le menzogne che ci sono dentro il progetto e che le fanno credere come se fossero verità o realtà. E così.
e quindi l'organizzazione della gente porta a fare manifestazioni, cos'è. Però qui in Aysén ci sono certe caratteristiche interessanti perché, per esempio, tra i più sensibili in questi temi sono i giovani, chiaramente. E i giovani che amano la terra dove sono nati, che amano la natura, che amano una vita sana che si vive qua, e soprattutto questo amore alla propria terra. Si potenzia molto di più perché per la poca popolazione non ci sono università in Aysén e quindi i giovani devono emigrare per andare all'università in altre zone del Cile e quindi cominciano a comparare la vita nella Patagonia e la vita in altre città più industrializzate, diciamo. E quindi questa differenza gli fanno capire il valore o dar più forza, più potenza al valore della vita nella Patagonia. E quindi queste organizzazioni che dicevamo, soprattutto Patagonia sin Represas, si diffondono anche in altre parti del Cile. E quindi se c'è una manifestazione in Coyhaique, contemporaneamente questi giovani, già studenti universitari in altre città del Cile, organizzano in quelle città manifestazioni e la stessa organizzazione. E quindi si è creata una potente sensibilità a livello nazionale, al punto che 2 anni fa, per esempio, le grandi manifestazioni in Cile sono sorte per il problema di Hidro Aysén e da lì, con quella forza soprattutto giovanile, è continuata per esempio le manifestazioni del movimento studentesco, che sono state molto importanti e continuano a esserlo. L'Enel è un'impresa privata con un percentuale statale. E questo è importante, quello che dicevamo prima della colonizzazione di queste terre e di altre parti non è solo di una impresa privata transnazionale che si appropria di altre zone del pianeta. Qui, nel caso della Enel, c'è anche lo Stato italiano. Il 32% della Enel è dello Stato italiano. Quindi c'è una responsabilità statale. Uno si domanda cosa direbbe l'Italia se, o gli italiani meglio, se l'82% dell'acqua dell'Italia fosse proprietà dei cinesi o dei russi o dei non so chi. Con la differenza che la legge che dicevamo prima, la legge dell'acqua in Cile, ha una proprietà di estrema gravità, non solo separa l'acqua dalla terra, ma l'uso dell'acqua ha almeno tre componenti importanti. Uno è la proprietà, chi è il proprietario dell'acqua? L'altro è la distribuzione dell'acqua e l'altro elemento è la gestione dell'acqua, come la gestiamo. In molti paesi questi tre elementi sono in mano di vari proprietari. Normalmente la proprietà è dello Stato. La distribuzione e la gestione può essere varia. Può essere lo Stato, può essere il municipio, può essere organizzazioni sociali, può essere una mistura di questi. Qui in Cile questi tre elementi sono uniti in una sola mano, cioè l'Enel è proprietario, gestisce e distribuisce e quindi è un monopolio assoluto dell'acqua che non è un elemento qualsiasi.
senza acqua non c'è vita, non c'è vita umana, non c'è vita di ogni essere vivo, piante, animali, ogni essere vivo. Quindi essere proprietari dell'acqua oggi, che in quantità è la stessa acqua nel pianeta che secoli e milioni di anni fa, con la differenza che oggi, soprattutto per gli effetti della industrializzazione e cose varie, molta quantità di acqua, stiamo parlando di acqua dolce, è inquinata e quindi non abbiamo la capacità di usare, la possibilità di usare tutta l'acqua disponibile per i molti usi che ci sono, l'uso dei bisogni naturali delle persone, dell'agricoltura, dello sport, della salute, delle imprese, delle industrie. E quindi si entra in conflitto di interessi. A chi diamo più priorità tra tutti questi usi quando c'è scarsità di acqua? E in un sistema neoliberista che si crede proprietario delle cose e anche delle persone, dicevamo, e chi ha più soldi si appropria dei beni, dell'acqua in questo caso. E quindi il potere economico, diciamo così, influisce enormemente sul potere politico, al punto che i politici, dentro della mercanzia, diciamo, i politici sono anche una sezione da comprare. E quindi ci sono politici comprati qui in Cile da queste imprese. E ci sono altri che non entrano in questo gioco. Sono pochi, però molto decisi, molto lucidi in questo senso di queste strategie economiche, sociali, politiche, enfin. E quindi anche qui in Aysén, uno non può fare differenza di partiti. Non è che un partito di destra sia neoliberista, un partito di sinistra non lo sia qui in Cile. La prova è che in questa politica neoliberista che è stata impulsata soprattutto in tempi della dittatura di Pinochet, no? Sia i governi di sinistra, sia il governo attuale di destra hanno usato gli stessi criteri e le stesse metodologie e le stesse strategie. Quindi in questi temi la gente già non ci crede ai politici né alla politica e c'è una ricerca di qualcosa di nuovo, che non si sa ancora cosa sarà, però certamente che c'è molta molestia, molestia come si dice. Malestare, diciamo, di fronte a questa struttura politica che fa che questa struttura di potere, anche se uno cambia il discorso politico di destra o di sinistra, però la struttura politica, economica, giudiziaria è esattamente la stessa della dittatura, cioè diciamo qui in Cile che siamo in una dittatura disfrazata, mascherata di democrazia, perché certamente adesso in questi governi c'è più libertà dei tempi di Pinochet. Adesso io posso parlare per radio, posso parlare per televisione, posso dire con più libertà quello che voglio dire. Però dopo nelle decisioni, chi prende le decisioni? Per quello dicevo che di fronte a questi progetti
la unica possibilità non va nella linea di cambiare la rotta, il rumbo, no? Di questi progetti, non va né nella linea economica né nella linea giuridica, perché giuridicamente è impossibile mettersi in questa muraglia di bronzo, diciamo. Economicamente neanche, perché bisognerebbe avere più soldi di queste imprese per guadagnare terreno a queste imprese. La unica possibilità è prendere coscienza e pressionare un altro potere che ancora è un po' addormentato, che è la coscienza sociale e la reazione della popolazione, che speriamo sia sempre pacifica. E quello è un po' quindi le imprese, i politici evidentemente non sono, anche se a volte di parola, appoggiano certe esigenze sociali, ma dopo nella pratica i benefici economici, sono sempre superiori alle altre situazioni. Io ho scritto una lettera 4 anni fa, una lettera pastorale che è sorta un po' da un dialogo intenso, ampio, non solo con gente della Chiesa, ma un po' con molta varietà di gente, dove si parla prima di tutto alcuni elementi per capire il mondo in cui viviamo, e quindi capire certe strategie e decisioni che si prendono nella Patagonia, ma anche in altre parti, no? Poi la carta presentava il tema dell'acqua, il tema dell'ambiente, il tema dell'energia, e quindi anche concretamente dopo i temi dell'Hydro Aysén che vogliono fare qui nella Patagonia. Quello è un po' i temi essenziali della lettera. La lettera era essenzialmente per i cattolici. Io sono vescovo, quindi faccio una lettera essenzialmente per i cattolici, ma la tematica della lettera e l'ampiezza dei temi ha fatto sì che sia interessante per molte altre persone. E quindi ho pensato che era importante, se nella lettera questiono questi poteri che dicevo prima, il potere economico, il potere politico e il potere giudiziario, che sono intimamente uniti, anche se a volte bisticciano tra di loro, fanno capire che ci sono contrapposizioni, no, nel fondo la struttura di potere sono intimamente uniti. Era importante consegnare questa lettera a questi poteri, e quindi ho consegnato la lettera al governo del Cile di 4 anni fa, al Parlamento, senatori, deputati, al potere giudiziario e evidentemente anche alle imprese, al potere economico. E per quello sono andato, tra l'altro, all'Assemblea dei soci dell'Enel in Italia, e all'Assemblea dei soci di Colbún, qui a Santiago, in Cile, che sono le due imprese che conformano Hydro Aysén per i progetti della Patagonia. E sono andato a trattare di fargli capire la importanza della Patagonia e lo inadeguato che sono questi progetti, non solo per la natura, ma anche incluso economicamente. Ci sono alternative energetiche più a buon prezzo delle spese che prevedono fare qua, perché questi progetti si sostentano anche in molte mentiras, no? Come si dice? Bugie, menzogne. Per esempio, dicevano che questi progetti costavano 4.000 milioni di dollari al principio.
Dopo 5-6 anni, da 4.000 siamo passati a 11.000, non è poco. E quindi uno, può continuare a credere in quello che dicono, perché non è una differenza di spiccioli, diciamo, no? E quindi sì, sono andato all'assemblea dei soci, che è un po' il cuore dell'impresa, e non sono stato trattato molto bene nell'assemblea dei soci dell'AEM. Difatti, non mi hanno lasciato finire il discorso che avevo preparato. E invece nell'assemblea dei soci di Colbún, qui in Cile, ho fatto più o meno lo stesso planteamento, discorso, diciamo. Sì, lì mi hanno ascoltato, però non hanno fatto molto caso, però è stato interessante perché abbiamo avuto la possibilità di estendere un po' in Cile questo discorso dell'energia, dell'acqua. C'è un movimento importante per nazionalizzare l'acqua, per esempio, in Cile, per riformare la Costituzione, per esigere una politica energetica, perché in Cile non c'è una politica energetica, no? Anche se proprio andando a parlare con il gerente, il presidente, diciamo, di Hidroisen, lui mi ha detto: no, c'è una politica energetica in Cile. Ho detto: quale? No. Sì, il fatto che non ci sia una politica energetica già è una politica. Quindi dà facilità, diciamo, a chi ha più potere per imporre i suoi progetti con molta facilità in una maniera di monopolio. E difatti in Cile il monopolio energetico non, attuale non permette che neanche si sperimenti altre alternative energetiche. Difatti, per esempio, qui in Aysén dicono: è vero, se facessimo le dighe e producessimo qui l'energia, non vi daremmo energia per il sistema stesso, che è un sistema continuato dei 2.000 km, considerando tra l'altro che in Cile ci sono molti terremoti, vulcani, quindi se per terremoti o vulcani si rompesse questa linea di trasmissione di 2.000 km, interrompe l'energia in tutto il Cile. Però se produciamo questa energia qua, a voi in Aysén non toccherebbe energia. Però noi ci compromettiamo, diciamo, ci obblighiamo a che il costo dell'energia qui sia più a buon prezzo. E non possono farlo, perché qui c'è un'altra impresa che è proprietaria dell'energia qui in Aysén. E quindi legalmente non possono farlo. Quindi è una tra le tante bugie, diciamo, o menzogne che dicono. Sì, questo. Cioè, essere proprietari di un monopolio energetico è parte della politica non solo energetica in Cile, ma della politica. Cioè. E difatti questi monopoli ci sono anche in altri settori dell'economia cilena, al punto per esempio che, non so, in questi anni, per esempio, per dire il monopolio delle medicine. Ci sono tre grandi imprese farmaceutiche che si sono messe d'accordo per unificare i prezzi, e quindi è un monopolio anche quello, no? Evidentemente di fronte a questi monopoli di un potere economico, chi perdono sono sempre i poveri o i più poveri. E
E quello è un problema non solo sociale, politico, ma soprattutto etico, spirituale, religioso, almeno io lo vedo da quel punto di vista. E in questo senso la Chiesa non può tacere, no? E soprattutto perché il sistema neoliberista è nella sua essenza, nel suo cuore del sistema, diciamo, è apertamente contrario al Vangelo. Il Vangelo che produce comunione, rispetto per le persone, per le cose, valorazione dei beni. Il sistema neoliberista è privatizzatore. Privatizzare vuol dire mi approprio io privando ad altri, emarginando ad altri, per quello che per esempio la Chiesa in America Latina già non parla più di differenza tra ricchi e poveri, ma tra ricchi e emarginati, perché al povero io lo posso aiutare con becas, come si dice, sussidi, con aiuti, elemosine, diciamo. Gli emarginati già non mi interessano, sono niente, non entrano nei miei interessi. E quindi è un sistema molto più distruttivo, inumano, diciamo, no? E queste sono le situazioni che dalla pratica, diciamo, uno riesce a aiutare a prendere coscienza alla gente, alle comunità, ai gruppi, ai movimenti e anche ai politici.